si chiama Landfill Mining, è un modello di aprire la discarica, recuperare ciò che è recuperabile, compattare perché i volumi spesso sono utilizzati male perché vi è stato uno sversamento incontrollato. La letteratura tecnica dice che in questi casi si può addirittura recuperare un 50% del volume precedente. Riaprire le discariche già esistenti per utilizzare le nuove tecnologie al fine di ridurre la quantità di rifiuti depositati e utilizzare il nuovo spazio per depositare residui inerti. Sta lavorando su questa ipotesi la Regione Campania, come ha annunciato ieri il vicepresidente Fulvio Bonavitacola, intervenendo al Comune di Salerno alla tavola rotonda per discutere dei rifiuti solidi urbani e del loro futuro. Tra i relatori anche il luminare dell'Università di Padova, il professore Cossu, che ha portato al tavolo salernitano un punto di vista differente, parlando di discariche sostenibili, ma anche di controlli sulla qualità dei prodotti riciclati. Salerno è da molti anni un modello positivo, qui si è raggiunta una percentuale di raccolta differenziata importantissima, è stata la prima città in Campania che ha realizzato un impianto di compostaggio. Bisogna andare avanti su questo esempio virtuoso perché è questa la strada giusta per governare quello che è stato per tanti anni un grave problema della nostra regione, ma che adesso è tenuto sotto controllo e che può diventare addirittura un'opportunità di sviluppo. In realtà come Salerno che ha fatto da battistrada per il recupero di risorse raggiungendo da molto tempo fa elevati quantitativi di recupero e di raccolta, adesso è forse nella posizione migliore con tutta una serie di impianti che sono state realizzate, con una cittadinanza già sensibile in questo, di puntare molto al miglioramento della qualità, oltre che della stessa raccolta differenziata, un miglioramento della qualità in termini di prodotti riciclati, dal compost che deve andare sul terreno, che deve essere controllato in modo da non essere veicoli contaminanti, dai manufatti di plastica e di carta che possono accumulare le sostanze che sono contenute nei prodotti originali, accumulandole e quindi deteriorando la qualità del prodotto finale. E perché mentre da un inceneritore, da una discarica, si sa quali sono le emissioni, cioè le emissioni dirette di cui la gente ha paura, quelle dai prodotti riciclati sono più subdole perché non si vedono e soprattutto si possono andare a verificare in modo anche molto lontano da dove esse sono state A prodotte. promuovere il convegno il presidente della Commissione Comunale Ambiente, Arturo Iannelli. Perché Arturo Iannelli questo incontro? Beh, questo incontro sicuramente perché credo che il tema sia all'ordine del giorno tutti i giorni. Salerno in questo periodo, voglio dire, sta attraversando un momento particolare per quanto riguarda l'aspetto del verde pubblico, che comunque, voglio dire, è un aspetto che non è per l'inefficienza del comune, ma perché si sono susseguite una serie di vicende, oserei dire la tempesta perfetta, ma ci stiamo lavorando. E a volte il lavoro che noi facciamo sulla pulizia e sull'igiene urbana, che come abbiamo visto dai numeri, no? Invidiabili in altre città, viene un po' offuscato da questo. Siamo una città, voglio dire, che pensa all'igiene urbana, al verde, a tutto, sicuramente tra non molto, voglio dire, saremo invidiabili anche per quanto riguarda l'altro aspetto e soprattutto abbiamo cercato di capire come trattare i rifiuti solidi urbani in maniera all'avanguardia.